Sì, vorrei rispondere al candidato sindaco Fanesi che se Santa Croce è rimasto aperto in questi anni è grazie al centrodestra che da 3 anni e mezzo governa la Regione Marche, perché il Partito Democratico e anche lui ha sostenuto da sempre la posizione dell'ospedale unico a Pesaro. Noi abbiamo fermato con il nuovo piano sociosanitario questa scellerata idea del PD di realizzare un ospedale privato a Muraglia di Pesaro. Abbiamo difeso il Santa Croce e continueremo a difenderlo come ospedale di primo livello con specialità di secondo livello. Nel nuovo piano sociosanitario abbiamo previsto la nuova palazzina delle emergenze e urgenze da 20 milioni di euro, dove all'interno, è strano che non lo sappia, però glielo ricordo perché è passata la variante proprio in Consiglio Comunale, ci sarà il nuovo pronto soccorso dove le barelle all'interno gireranno e non come quelle che ci ha lasciato il PD dove non giravano. Ci sarà lobby, l'emergenza urgenza, ci sarà tutta la parte della subintensiva e della parte della terapia intensiva, ci sarà la diagnostica per immagini, quindi sarà una vera e propria palazzina d'emergenza urgenza nuova. Inoltre è previsto un nuovo investimento da 7 milioni di euro per la realizzazione dell'hospice per le cure palliative pediatriche all'ex ospedaletto e per quanto riguarda il problema delle liste d'attesa sappiamo benissimo che è una problematica nazionale. Io ricordo, visto che i medici non si formano dall'anno all'altro e il PD ha governato per oltre 30 anni questa Regione Marche, non sono stati mai formati medici a sufficienza. Noi abbiamo triplicato in 3 anni le borse di specializzazione e abbiamo consentito ai reparti ospedalieri di rimanere aperti. Siccome si dice che è contro la sanità privata, quindi contro diciamo, le cooperative che noi prendiamo per tenere aperti i reparti, se siamo contro le cooperative Fanesi deve dirci quali reparti chiuderà del Santa Croce di Fano, perché loro stanno tenendo insieme ai medici assunti nella nostra sanità territoriale aperto l'ospedale Santa Croce. Ultimo tema toccato da Fanesi sono i 40 posti di RSA. Fano ha 40 posti letto non assegnati da diversi anni e che sono proprio in dote al comune di Fano. Perché non li ha assegnati per ampliare Don Tonucci? Perché non abbiamo utilizzato i 40 posti presenti, che, alla quale dovrebbero essere aggiunti almeno altri 40, sono d'accordo, per implementarli? Ecco, nella nostra idea, nella nostra visione, questi 40 posti dovranno essere portati per le demenze e per far sì che la Fondazione Carifano possa realizzare una nuova casa, una nuova struttura dove poter creare del residenziale a servizio dei malati di Alzheimer.